E diciamo che questo professore così scanzonato, allo stesso tempo così, diciamo, anche esperto, ripeto, fa il costituzionalista a Nanterre, a Parigi e a San Paolo in Brasile. Fa un intervento che è anche estemporaneo perché non era in scaletta, come avete visto dalla locandina, però è un intervento che a noi serve molto anche per il tono che ha, perché poi c'è molta sostanza al di là appunto, vai. Questo mi preoccupava alla fine della frase, al di là della, sono un po' ingrassato, questo diciamo, bisogna dirlo, però poi ho sempre tre o quattro interventi di riserva, cioè, uno per i gruppi operai, un altro per gli avvocati, un altro per i migranti, perché giustamente... È vero che devi incontrare Belen, mi hanno detto questo, Sì, al ristorante cinese andremo, quindi a Napoli, al ristorante cinese, quindi diciamo, farò veloce. No, oltre al piacere, anzi, diciamo, di poter cogliere questa occasione, quella di vedere mia madre. No, no, dico, oltre al piacere quindi di cogliere questa occasione per finalmente presentare, dopo aver letto, dopo aver diciamo, assaporato e dopo aver vissuto sulla pelle, no? Un libro, perché ormai dovremmo sapere che i libri, oltre che essere letti, bisogna viverli in qualche modo, insomma, perché il libro è una persona che racconta, è ancora più straordinario un libro, e quanto non è una persona che racconta, ma è un coro. No? È un'esperienza collettiva, quindi lì è già la trasformazione della realtà. Ecco, già quello è la trasformazione della realtà. È chiaro che tutti siamo insoddisfatti, no? Su questo non ci piove, però a volte si può essere sereni del lavoro fatto, del lavoro svolto. Quindi, Renato, se tu mi consenti, se voi mi consentite proprio pochissimi minuti, io farò un'osservazione a partire dal libro e un'altra invece a partire dall'esperienza personale, e poi c'è il ristorante cinese. La questione è a partire dal libro io direi una cosa, che vorrebbe essere un incoraggiamento alla lettura. Quindi perdonatemi il tono didattico di questa brevissima osservazione. L'incoraggiamento alla lettura è questo. Io penso che non è ovviamente il primo libro che ho la fortuna e l'occasione di poter leggere di Renato Curcio, insomma. Sono più o meno 25 anni, se non calcolo male, che Sensibile alle foglie è iniziato un lavoro non soltanto encomiabile, ma necessario, no? Un lavoro necessario, perché quelli che oggi pensiamo siano i socioanalisti in Italia, in effetti, se hanno avuto una qualche esperienza sociologica, o se la sono dimenticata, o se la sono svenduta in qualche modo. Comunque, insomma, la cosa paradossale è che continuano invece a rimestarle, a rilanciarle in ogni modo possibile. Il lavoro invece presente in Il pane e la morte è un lavoro diverso, in cui, come già ho avuto occasione di segnalare a Renato stesso, la questione che mi sembra realmente più forte, no? Più potente, no? Del libro è il fatto che, uno, non si tratti di un libro. No, e questa è una cosa fondamentale. Quindi è un libro che si supera, no? Nel momento in cui viene scritto, correggimi se sbaglio, si è superato, no? Perché è un libro che va al di là non solo dei suoi limiti fisici, delle sue pagine, ma al di là del contenuto, al di là dei racconti, al di là delle narrazioni, al di là dei discorsi che si vorrebbero appunto anti-autoritari, anti-istituzionali, e poi a volte invece ripropongono purtroppo, no? Quella logica burocratica, quella logica dell'amministrazione, della giustizia, di cui anche tu parlavi, quella logica di amministrazione. Amministrazione, no? Di tecnicizzazione, di fare del male assoluto, che è la morte, un qualcosa che invece viene amministrato in una maniera molto diligente, molto scolaresca, molto didattica durante la vita. E quindi in questo modo si porta semplicemente la morte a far parte della vita grazie a questa operazione di normalizzazione. Normalizzazione, voglio dire, sia che è una cosa normale, e sia che si tratta di norme, di procedure. Quindi la morte viene amministrata, viene burocratizzata, viene normativizzata, viene, direi per usare una parola orribile, viene distribuita, no? E a volte un dono, no? Che viene fatto, beh, io te la indennizzo, te la pago, no? Questa cosa che tu vivi sulla tua pelle, anzi che tu sconti, no? Che ti scrivo sulla tua pelle. E c'è una frase brasiliana bellissima di Chico Buarque, una delle tante canzoni straordinarie, dove dice, parlando ad un amante, dice: io voglio essere una cicatrice sulla tua pelle, incisa un tatuaggio a ferro e fuoco, ma tu non lo devi sentire.
Quindi diciamo c'è questo piacere quasi del capitale, in una delle sue forme più sublimate, di iscriversi sulla pelle, di iscriversi sul corpo senza farsi sentire, come se fosse un abbellimento, come se fosse, ecco, come se quelle protesi, no, marxiane, la, non fossero più semplicemente relative alla macchina e all'uomo, ma tutte quante sull'uomo, tutte, no? Non semplicemente in termini di automi, ma in quanto protagonisti di questa, di questa, diciamo, di questo suicidio che mettiamo in moto, che mettiamo in, in opera giorno per giorno. La cosa più, diciamo, agghiacciante del, del, tu mi devi perdonare se poi ogni tanto si usano questi aggettivi, no? Che in genere non usiamo nella vita quotidiana, agghiacciante, certo. Poi dicevo, la cosa più terribile, no? dei racconti, dei discorsi, delle narrazioni del libro curato da Renato Curcio è questa quasi, diciamo, sensazione di normalità, no? Che poi si esprime non soltanto in quella frase meravigliosa, più volte, no, affiorante nel libro, cioè meglio morire di tumore, meglio morire di cancro che di fame, no, ma anche in questa specie di operazione che si fa, no? Come se la morte fosse una specie di cosa a gradi, no? Cioè, se beh, sì, bene o male, in fondo, se io muoio tra 3 anni è meglio che non se muoio tra 3 mesi, su questo diciamo possiamo anche convenire, beh, in fondo, se danno il posto a mio figlio è come se io morissi un po' di meno. In fondo, se chi amma fa, insomma, tutto sommato, tutta amma morì. A un certo punto c'è anche la frase, tutta amma morì, in qualche modo. E questo poi si traduce anche in una maniera più giuridica, no? più raffinata, quindi ancora più nazista, no? Se così vogliamo dire, quindi ancora più burocratica per certi versi, no? Cioè i lager erano dei grandi uffici pubblici, questo era, insomma, al di là dell'orribile spettacolo, ma erano dei grandi teatri, dei bei teatri e dei grandi uffici pubblici, no? Uffici di collocamento, chi muore domani mattina 3-4, dice, lo farò io per primo, insomma. E tutto questo anche in un risvolto poi veramente molto molto, diciamo, difficile da accettare, no? da mandare giù, e immagino anche il lavoro che un socioanalista come Curcio possa aver fatto nel momento in cui si trovava ad avere a che fare con questo tipo di materiale, no? C'è un esempio molto bello nel primo libro di Alessia Maiacane, dove, riportando la strage di Via Rasella, l'eccidio di Via Rasella, Alessia nota giustamente che a un certo punto, arrivati al 150° morto più o meno, erano 311 in tutto, gli ebrei hanno i prigionieri, insomma, non erano soltanto ebrei rastrellati, insomma, hanno cominciato a collaborare. Visto che si erano ubriacati, i nazisti hanno cominciato a collaborare, quindi si mettevano col collo più basso per morire prima. No, quindi, diciamo, c'è una specie di gradazione della morte, come se a un certo punto uno potesse quasi illudersi di morire di meno, che fare una certa cosa, cooperare in qualche modo, significhi quasi morire di meno. E questo, tra le tante cose che io ovviamente poi non voglio neanche dire, per non togliere quella, diciamo, che quell'interesse della lettura del libro, no? delle frasi che direttamente vengono riportate, e del lavoro di raccordo fatto da Renato Curcio. Ecco, quindi mi limiterei a fare questa osservazione a partire dal libro, quindi a presentare la morte come una specie di bene, di merce, di prodotto che si può in qualche modo amministrare, no? Ecco, la grande operazione ideologica, no, che il Capitale ci propone da molto tempo e che oggi inizia ad avere una sua visibilità, è proprio questa, no? In fondo, se mi consentite, se mi perdonate, no, questa incursione nell'immaginario collettivo, è un po' come se parlare mille volte di Yara Gambirasio o di qualche altra ragazzina ammazzata per dare un avvertimento mafioso, no, perché poi di questo si tratta, insomma, che ha lo stesso nome di un pentito che non deve parlare, insomma, come se questo a poco diventasse sempre più familiare, sempre più nostro, no? Sempre quindi più facile da amministrare e da controllare. La seconda osservazione che faccio è questa, e parte dall'esperienza, no? Ne abbiamo parlato velocemente anche poco fa, e trovandomi tra i vari risvolti di questo lavoro assurdo, no? che ci tocca fare, insomma, per tutti quelli che in qualche modo si pongono come ausiliari del cambiamento sociale, no? Dovunque sia, e
mi è capitato di esserlo in alcuni paesi latinoamericani, no, tra i vari, e quindi mi è capitato di vedere, di starci, di passare in alcune realtà molto molto simili a quelle che Renato Curcio descrive nel suo libro, a quelle che vengono narrate. In una di queste, cito quella del Paraguay, al confine tra Paraguay e Brasile, succedeva una cosa molto soft, cioè che una famiglia che aveva già tre diagnosi tumorali, non entro nello specifico di queste diagnosi, me ne sono occupato legalmente, però diciamo, manteniamoli così. Che succede? Succede che il padre e la madre, tutti e due agricoltori, e un nipotino di questa famiglia sono ammalati in qualche modo. Perché? Perché vicino ci sono degli sversamenti. Succede che il figlio di questi due agricoltori, che è medico, no? In effetti è un biologo, no? Però poi stava prendendo la laurea in medicina, quando mi capitò di conoscerlo, che cosa fa? No? Interviene per tranquillizzare i genitori e il nipotino. E tranquillizza in due modi, e mi sembrano tutti e due interessanti. Il primo è quasi di carattere scientifico, il secondo invece è di carattere invece molto più perentorio, ora ve ne farete una ragione. Quindi nel primo argomento che lui utilizza, lo utilizza anche in pubblico, visto che lui ha avuto un posto, no? Poi in una delle controllate della società petrolifera brasiliana, visto che lui ha avuto un posto come analista, lui cosa fa? Dice sostanzialmente ai genitori, al nipotino, dice: ma guarda, in effetti non è certo poi che voi dovete morire, no? Tradotto in ostile dice: non so se siamo morire ancora, c'è sta qualcosa, no? Ancora c'è qualcosa che si può fare. Prima cosa. Seconda cosa, secondo argomento che trova è questo, cioè lui dice: ma comunque sia ci sarà un risarcimento, in ogni caso ci sarà un risarcimento. Questo implica, veramente vorrei concludere qui la seconda osservazione, implica che non soltanto ci siamo appropriati in una maniera veramente, per usare una parola bruttissima, perversa, no? Ci siamo appropriati in una maniera perversa, cioè perverso voglio dire che non arriva al proprio fine, no? E quindi direi anche un'altra parola, meno brutta, che significa la stessa cosa, divertita. Cioè ci divertiamo con la morte, cioè lo sviamo dalla strada, ci divertiamo, no? Divertiamo, noi divertiamo la morte. Ecco, che cosa succede? Il secondo argomento, quindi non solo ci siamo appropriati divertendola, no? Della morte, la facciamo divertire, la facciamo giocare con noi, ma ci siamo appropriati anche delle istituzioni che la amministrano. Se prima lo Stato, no? Qualunque cosa si voglia intendere con quest'altra orribile parola, no? Se prima lo Stato amministrava e dispensava la morte, se il capitalismo amministrava e dispensava la morte, ebbene, questa appropriazione ci dà direttamente a noi il compito di farlo. Lo facciamo in famiglia, no? Capita di farlo in famiglia, di vederla come una presenza sempre più naturale. Quindi abbiamo tolto al capitale e allo Stato, in qualunque rapporto siano tra di loro, in qualunque rapporto Stato e capitale siano tra di loro, e qualunque cosa significhino oggi nelle loro tante modificazioni Stato e capitale, abbiamo tolto anche questa fatica. Cioè non c'è neanche bisogno che ce la danno loro la morte, in qualche modo, con qualche passaggio che sia magari quello della lotta non orizzontale, della lotta tra poveri, della lotta tra disgraziati, della lotta tra lottatori, no? La differenza tra lotta e rivendicazione, insomma in qualsiasi dinamica tendiamo in qualche modo in maniera perversa a fare divertire la morte appropriandocene. Noi gli diciamo allo Stato, al capitolo, te la facciamo noi sta cosa, non ti preoccupare, no? Ti preoccupare, te la facciamo noi. Dice, se per te è troppo difficile, non ci facciamo noi, non ti preoccupare. E qui, veramente, visto che c'è il ristorante cinese, dove lasciare, si mangiano altre schifezze d'altro genere, anzi, non prima però, non prima di avere segnalato ancora una volta un'opinione personale. Secondo me, e non voglio dire non sono nessuno per dirlo, perché sempre questa cosa partenopea, no? Mi sarei l'ultimo a parlare, però no, ma chi sono? No, invece no, lo dico con cognizione di causa, no? In base al lavoro che faccio, in base ai cantieri universitari che faccio, in base a un rapporto non di autorità, ovviamente, ma in base a una grandissima formazione, io penso che Renato Curcio sia tra i pochissimi
pochissimi socioanalisti puri, no, reali che ci sono in Italia. E Renato, per due cose, con tutto il cuore e con tutto il mio corpo, ti ringrazio, non solo per questa. Lasciando tutto al corpo. Molto, molto sentito. E noi, diciamo, abbiamo il penultimo intervento. Alessia Maria Cane. Se mi permettete, vorrei essere qui con voi, partecipare attraverso una lettera, leggendovi una lettera che ho sentito la necessità di scrivere a partire proprio dalla lettura del libro di Renato, indirizzandomi direttamente a Renato, ma chiaramente attraverso lui a tutti i compagni qui presenti, anche ai compagni, insomma, di cui non si conoscono i nomi, ma di cui si sente sulla pelle come una cicatrice l'esperienza vissuta, il dolore, ma anche la parola che ci tramandano per nella necessità appunto di continuare a lottare. E dunque vi leggo alcuni stralci di questa lettera. Caro Renato, in genere quando si legge un libro si tralascia sempre l'interrogarsi sul titolo. E una volta, quando eravamo in Brasile con Francesco Rubino e con Pier Giorgio Di Freddi, ci confrontavamo sui nostri interventi reciproci in un convegno che era intitolato chiaramente Stato e diritti nella mondializzazione. Pier Giorgio Di Freddi, proprio in quanto logico matematico, ci fece notare che per lui le parole più importanti, più interessanti da analizzare non erano sicuramente né Stato, né diritti e né mondializzazione, che poi sono le parole che ascoltiamo sempre, parole vuote alla fine, in ogni dibattito televisivo, anche tra ricercatori appunto in un contesto universitario. Ma quello che intrigava di più un logico matematico, ma sicuramente anche noi, erano proprio le particelle nella e soprattutto la particella e. E quindi io sono ritornata al tuo titolo, Il pane e la morte, interrogandomi dunque sulla ricchezza psicologica, politica, culturale, anche appunto emozionale di questa semplicissima particella e tra il pane e la morte. E qui mi limito a segnalare due o tre possibili funzioni. Dunque, la prima ovviamente è quella più istintiva, una funzione oppositiva, quindi da un lato c'è il pane, dall'altro lato c'è la morte, però già in questa semplice percezione c'è implicata una seconda funzione che posso provare a rendere proprio pensando tutti di immaginare per esempio due lati, come per esempio due facce, no, di una stessa medaglia, per esempio un'espressione comune, anche se poi appunto questa espressione ci fa dimenticare che la medaglia non siamo noi che la lanciamo, però per esempio appunto due facce della stessa medaglia, ma anche due piani opposti di una stessa superficie, di un avanti e indietro di un foglio di carta, oppure chiaro e l'ombra, ma anche possiamo intendere appunto due poli opposti di uno stesso segmento, di uno stesso circuito. Dunque, ecco già emergere nella semplice funzione oppositiva un'altra funzione che per certi versi è più insidiosa, proprio perché è più nascosta e dunque più difficile da vedere, da mettere in evidenza, da spiegare. E mi sto riferendo dunque a una funzione che è sì oppositiva, ma che non è disgiuntiva, ma bensì congiuntiva. E quindi tutto questo per dire che bisognerebbe capire che proprio di un certo tipo di processo produttivo, come tu metti chiaramente, perfettamente, magnificamente, in maniera struggente in luce, dunque proprio di un certo tipo di processo produttivo che queste due polarità, queste due superfici si formano assieme, magari non nello stesso tempo, magari anche con meccanismi diversi, però sicuramente il pane e la morte nel sistema di produzione capitalista sono interdipendenti. E questo mi ha ricordato una bellissima formula marxiana che per quei strani casi della scienza e della politica ha in egual modo avuto dei sostenitori e dei detrattori, però entrambi schierati ad appoggiare in maniera entusiastica e anche abbastanza acritica quello che questa formula marxiana sembrava predire. Da parte dei sostenitori, quasi come se bastasse per la classe operaia, per il movimento o per le avanguardie, un semplice colpetto, una spallatina distratta, grazie, per far crollare l'intero edificio capitalista. Tanto era marcio e corrotto fin dalle sue fondamenta.
Dall'altro lato, la parte dei detrattori di questa formula, che vi dirò, famosissima, si trattava di distruggere in maniera altrettanto criticamente questa formula, ma anche perché si trovava in un libro più sfortunato del Capitale. E sfortunato perché coincideva in quegli stessi anni con il ritrovamento e con la traduzione sublima da parte di Raniero Panzieri del celebre frammento sulle macchine dello stesso Max nei Grundrisse. E dunque da lì tutta una serie di elaborazioni che a volte sono state veramente importanti, strabilianti, come appunto quelle di Lirle Capital o dell'Antiedip, ma anche degli economisti come Baranes Visi, Brodel. Altre volte, francamente, per quel che mi riguarda, delle costruzioni meno strabilianti, come per esempio alcuni passaggi di Rossand en Grau in Appuntamenti di fine secolo, oppure di Toni Negri in Impero, ma che poi sono stati forse hanno avuto un'importanza maggiore, quindi come quasi insomma interpretazioni sull'alienazione come condizione quasi naturale di tutti noi che viviamo in questa lunga fase storica a cui diamo il nome di capitalismo maturo. Mentre quest'altra semplice formula marxiana a cui mi riferivo è questa composizione organica del capitale, e che appunto bisogna dire è stata sfortunata anche perché Marx la legava chiaramente alla sua legge sulla caduta tendenziale e saggia di profitto, quindi sulla crisi inevitabile del capitalismo. Però in questa formula Marx ci teneva proprio a mettere assieme in maniera appunto organica il capitale fisso e il capitale variabile, cioè il capitale e il lavoro, facendo quasi intendere che il capitale era proprio il lavoro attraverso quella mediazione concettuale che fra le poche astrazioni che Marx si concedette chiamò il valore. Così come non si poteva sganciare quindi dal lavoro un aspetto legato alla produzione di capitale, meglio di capitalismo. Ed era questo il vero nodo scandaloso di Marx. Voglio dire scandaloso per noi marxisti. Cioè non si può sganciare dal lavoro, neanche se inteso nei termini di lavoro creativo, di modificazione immaginifica della natura e della realtà, un aspetto che è legato organicamente al capitale. E quindi, se mi consenti Renato, questa semplificazione, alla quale però vorrei dare tutto il tono tragico, cioè come hai fatto tu nel tuo straordinario cantiere, tragico in quanto soprattutto corale, e quindi non c'è bisogno che ricordi che la funzione del coro nella tragedia greca non era soltanto quella di spiegare agli spettatori ciò che accadeva sulla scena, ma soprattutto di ricordare agli attori, ai protagonisti, alle comparse, che finanche la loro scena, la loro ribalta, il loro movimento rinviavano ad un fuoriscena, ad uno sceno che solo la morte avrebbe potuto semplificare, in quanto proiezione oscenamente abbreviata del tempo, della vita e del desiderio. Insomma, Renato, se mi consenti di semplificare e di rilanciare le parole di un familiare, di un operaio che tu citi nel tuo libro, questo proprio non ce l'aspettavamo. Oppure che Dio continui a mandargli la buona, se gliel'ha mandata buona finora. Ecco, questo proprio non ce l'aspettavamo, significa proprio che in quel quadro positivo, che ripeto non è disgiuntivo, c'è come quasi un limite alla nostra capacità, la capacità del nostro immaginario di proiettarsi nel tempo, nello spazio, o per usare altre espressioni più ambigue anche più popolari, di proiettarsi nel mondo. Quindi vorrei tagliare un attimo, però, e qui quindi partendo da questa incapacità quasi del nostro immaginario dovuta a questa condizione oggettiva irreversibile che è la produzione capitalistica in cui siamo immersi in quanto sia operai, insomma, ma chiunque, quanto proprio perché lavorare purtroppo significa questo, anche per noi, per esempio, che lavoriamo all'università o che scriviamo, insomma, ci dovremmo sempre rendere conto o comunque riflettere che i nostri prodotti hanno un carattere quantomeno feticista. E quindi qui mi sembra di poter dedurre che potrebbe esserci, e vorrei concludere, una terza funzione di questa particella scandalosa che tu, come Rosa Luxemburg, hai voluto mettere subito dopo il pane e subito prima della morte. C'è una funzione che quasi allontani i due termini fino all'infinito. Si tratta di una disgiunzione, dunque, che non è una semplice opposizione, ma insomma lo spazio della vita. E da questo punto di vista io vorrei ringraziarti, Renato, per questo lavoro meraviglioso, ricco di lucidità e di emozione allo stesso tempo che tu porti alla nostra attenzione.
È come se dunque non fosse la morte che si opponesse al pane e alla vita, così come non sono i bisogni e i desideri che chiamiamo col nome della farina lavorata con le mani, appunto il pane, che si oppongono alla morte, ma è proprio questa particella, questa semplice intonazione, la capacità immaginaria di cui siamo stati privati, quasi come se fosse prodotto di un salto evolutivo che, come in passato, ci ha fatto perdere l'olfatto dei cani o la vista dei rettili, la possibilità di guardare in maniera curva, come stesso sottolinea Francesco Rubino, che poi è l'utopia. Cioè saper riconoscere che magari il luogo che non c'è invece esiste, se non avessimo la capacità adatta. Oggi appunto questa particella ci fa perdere un'altra funzione, un'altra abilità per sopravvivere, o meglio per esistere, che è quella dell'immaginario. Dunque, se Marx univa il capitale e il lavoro, non certo, a meno credo, nella mia visione, per offrirne una versione dialettica progressiva, ma piuttosto per denunciarne un limite quasi fisiologico che avrebbe portato non all'opposizione, per esempio, tra socialismo o barbarie, quindi tra socialismo come la fase alta della dialettica progressiva e la barbarie come fase bassa, ma la forma più pericolosa e tragica di barbarie o morte, come se quindi restasse per la vita, per i corpi, per i desideri e per le relazioni uno spazio strettissimo da giocare tra due prospettive entrambe ridicole, quella appunto dello sfruttamento e quello dello schiacciamento. Oppure, come si legge in un frammento a proposito del petrolchimico nel 75, dice un operaio, l'alternativa era tra produrre, consumare e morire. Tu dunque ci restituisci oggi come hai fatto ieri, come il senso di una sfida politica e culturale, ma anche psicologica o, credo come piacerebbe a te, antropologica, giocata ancora una volta sul terreno più difficile, perché è divenuto ormai mondo della vita quotidiana, universo concentrazionario che la città fabbrica. Dunque, è possibile che la sola alternativa sia quella tra morire di tumore e morire di lavoro? Ma io direi, com'è possibile che l'unica alternativa sia questa? Com'è possibile che pane e morte vadano assieme? Oppure direbbe Reich, com'è possibile che non c'è uno sciopero ogni giorno, che in altri termini il nostro diventare soggetti debba necessariamente implicare che finiamo per assoggettarci? Già Marx, già Reich, Gross, Sperlein, i riferimenti potrebbero essere tanti da cui partire, lo stesso tuo libro, oppure quelli che ci portiamo appresso negli anni, che ci orientano, ci stimolano, ci consolano, magari da un semplice film che la scrittrice più oltraggiata del secolo scorso voleva vedere a 9 anni a Catania. Quindi, in realtà, se mi consentite, vorrei terminare leggendo un frammento tratto da quella da Sapienza, del libro Io, Jacques Gamber, ma anche prima vorrei terminare leggendo un piccolo frammento di una testimonianza che è stato pubblicato oggi sul Manifesto, proprio insomma testimonianza di un figlio a proposito della scandalosa sentenza sull'Eternit, che dice: il ricordo di mio padre operaio nel Far West, sono cresciuto guardando i film spaghetti western assieme a mio padre. Guardavamo anche i classici di John Ford e ci riconoscevamo in quei cowboy umiliati e derelitti. Sapevamo che dovevamo passarle di cotte e di crude, ma avevamo anche la certezza che il film non sarebbe arrivato ai titoli di coda senza che il prepotente non venisse presentato il conto delle sue malefatte. Mentre Goliardo Sapienza, Jean approva i miei consigli, accetta i suoi errori e mi sprona ad andare avanti senza chiedere alla vita immediate gratificazioni o medaglie. La vita è lotta, ribellione e sperimentazione. Di questo ti devi entusiasmare giorno per giorno, ora per ora. Vedimi, sono morto tante volte combattente. Eppure sono qui con te tranquilla a ricordare e gioire le mie lotte, pronta a rinascere e a ricominciare. Ricominciare, sussurra sorridendo Jean dal grande schermo. Questo è il segreto, niente muore, tutto finisce e tutto ricomincia. Solo lo spirito della lotta è mortale, da lui solo sgorga quella che comunemente chiamiamo vita. Grazie.